Va bene. Hai vinto. Preparerò tutto per le nozze, allora. Quando? Prima possibile. Dammi tempo, solo un po' di tempo. Ok. Ti lascio il numero di telefono e l'indirizzo dell'albergo. Aspetto la tua chiamata, d'accordo? Fammi le congratulazioni. Andrai a sposare a me. Anche se posso essere contenta fino a un certo punto. Lo sai che mi ha detto? Che è innamorato di te. Infatti ha cercato di liberarsi di me in tutti i modi. Ma per fortuna non ci è riuscito. Dovrà sposare me. Che gli piaccia o no. C'è voluta tutta la mia abilità. Purtroppo però, credo che non sarà una vera vittoria. Il fatto è che secondo me in questa partita non ci sono né vinti né vincitori. Forse hai ragione. Però noi lo amiamo. È vero. Due donne che, per una strana coincidenza, sono innamorate dello stesso uomo. Triste, non trovi? Comunque, mi dispiace per te. Teresa, non ti devi sentire in colpa nei miei confronti. Tu non sei responsabile delle sue scelte. Che cos'hai? Ti senti male? No, stai tranquilla. Ho soltanto un po' di freddo, tutto qui. Dai, copriti allora, ti presto la mia giacca, tanto io ho caldo. Non ti devi disturbare. Non devi fare complimenti, non ci vuole niente con questo tempo a prendersi un raffreddore con i fiocchi e non mi sembra il caso che ti ammali proprio adesso, giusto? Ti sta benissimo, tra l'altro. Grazie. Si intona la tua camicetta, lo sai. Comunque, puoi restituirmela con comodo, sta tranquilla. Grazie ancora. Di nulla. Te la riporterò il più presto possibile. Ti ho già detto che non devi preoccuparti. Ciao. Ciao. E se ne va in giro sola. Dov'è? È appena uscita. L'accompagno in albergo. Thank you.
Elsa, non morire, ti prego. Elsa, per favore, non morire. Vieni qui. Siediti. Si è fatto tardi, vero? Mi stai cacciando? Ma come ti viene in mente una cosa del genere, Laura? Dovresti saperlo ormai che vorrei che tu stessi sempre con me. Piacerebbe tantissimo anche a me. E allora fermati, no? Come sta il mio amore? Sono stanchissima. Ma non sono mai stata tanto felice ultimamente. No, Laura, forse non mi hai capito. Io intendevo moralmente. Non lo so. Il fatto è che sono stata colta un po' di sorpresa dagli ultimi eventi. Ho paura di accorgermi che è stato solo un bel sogno e che al risveglio tornerò alla vita di tutti i giorni. Oh. Ma cosa dici, amore? Dammi retta. Non devi pensare in questo modo. Anzi, non devi pensarci affatto. Ormai è tardi per tornare indietro. È vero. È strano, sai. Siamo due persone adulte. Siamo entrambi maturi. Eppure ci stiamo comportando come due ragazzi di 16 anni alle loro prime esperienze amorose. Saremo un po' goffi, impacciati forse, ma molto ardenti. È stata tutta colpa mia, Alberto. E del mio grande bisogno di tenerezza. Mi sono aggrappata al tuo affetto con tutta l'energia che avevo. Mm-hmm. Come minimo adesso dovresti cercare di scusarti con altrettanta energia. Non puoi nemmeno immaginare quanto mi senta sconvolta. Ma no, amore mio, non devi fare così. Calmati, cerca di stare calma. Vorrei vedere te al posto mio quando ritornerò a casa e quando dovrò affrontare lo sguardo di mio marito o quello dei miei bambini. Il fatto è che non sono sicura se riuscirò a convivere con i rimorsi che mi verranno per quello che abbiamo fatto oggi. Ma è proprio questo il punto. Tra noi c'è stato qualcosa di magico, qualcosa di unico e di meraviglioso, io credo. È stato amore e niente di più. D'accordo, però mi piacerebbe poter uscire alla luce del sole, mi capisci, Alberto? È triste quando devi nascondere i tuoi sentimenti come se dovessi vergognarti di amare una certa persona. So quello che vuoi dire, Laura. Comunque, se preferisci possiamo farla finita. Ma neanche per idea, Alberto. Io non rimpiango minimamente quello che abbiamo fatto. E allora non devi avere rimorsi. Devo chiederti una cosa, amore mio. Non farmi mai del male. Dammi il tuo affetto. Ho bisogno di te come dell'aria che respiro. Sai che puoi contare su di me e non devi dubitarne mai, chiaro? Non piangere, ti prego. Stai tranquillo. Non posso neanche prendermi il lusso di piangere perché non posso arrivare a casa con il trucco sfatto. È vero. A proposito di casa, ti dovrai inventare una buona scusa per giustificare il tuo ritardo, giusto? Certo. Che dirai? Ci penserò strada facendo. Brava. Adesso devo proprio andare via, Alberto. Credo che quando arriverò a casa sarà già buio pesto. Ho fatto più tardi del solito oggi. Se ti tranquillizza ti accompagno io. Neanche per idea, caro. Sicura? Tu non ti muovere di qui. Non vorrei che qualcuno ci vedesse insieme. Ci rivediamo domani. Ma certo. Ciao, amore mio. A domani. Devo andarmene adesso. Ciao.
Finalmente ci è riuscito. Ce l'ha fatta. Monica Morelli ha smesso di esistere. Su, forza. Sì. Testimone, signore. Mi dispiace disturbarla. Mi dovrebbe aiutare a fare il verbale. Qui l'unità mobile. Sono a sua disposizione. Siamo sul luogo dell'incidente. Aspettiamo istruzioni allora. Oh, è terribile. Che disastro. Ma no, Mauro. Che disastro. Com'è possibile che non l'abbia vista? L'altra volta. Tutto qui. Finalmente ci siamo. È arrivato il mio momento. Sono talmente agitata che non sto più nella pelle. Dimmi, Marta, come ti sembro? Allora? Sta benissimo, signorina. Lo farà cadere subito ai suoi piedi. Sì, non sono mai stata così emozionata. Mi sento come se stessi andando verso l'altare. E non è detto che non ci finisca davanti a un altare. Coraggio, Marta, prendi la borsa, devo andare. Eccola là. Non rispondere, non vorrei che si trattasse di mia madre. E che importanza ha? Posso sempre dire che lei è già uscita. No, no, e se poi mi mandasse a monte l'appuntamento? Ma no. E tu cosa fai così in gingheri? Io? Ma no, lo stavo chiedendo alla donna invisibile. Allora? Ecco, il fatto è che stavo per uscire. Ma perché non rispondete al telefono? Che vi prende? Siete sorde? Accidenti. Sì, pronto? Pronto, signora Amelia. È Mariuccia all'apparecchio, mi scusi. Ecco, io volevo dirle, non so da che parte cominciare, ma purtroppo sono costretta a doverglielo dire. È appena successa una disgrazia tremenda, ecco, ci ha rimesso la vita una persona, è morta una persona. Che cosa? Chi è morto? Ecco, si tratta di quella ragazza, signora, mi sfugge il nome adesso. Quella signorina, mio Dio, sono talmente sconvolta che non riesco nemmeno a parlare. Insomma, quella ragazza che aspettava un bambino, per intenderci, quella incinta del signor Andrea. Dici davvero? E com'è successo? Ecco, signore, è stato un incidente. L'hanno investita proprio qui fuori, un pirata della strada. Comunque, signora, mi scusi, ma adesso devo attaccare. Se ci saranno novità, la richiamerò. Sì, una vera disgrazia, terribile. Sì, d'accordo. Poveretta. Dove sei stata? Ecco, io sono stata... Sì, pronto? Pronto, Diego. Stavo provando a chiamare, ma era sempre occupato. Infatti ero io che provavo a chiamare lei. Volevo sapere se avevate notizie di Laura. No, è appena rientrata. Sì, sì, certo. Ascoltami bene. Voglio che tu vada alla villa immediatamente. Pare che ci sia stato un incidente. Non posso sapere cosa è successo. Mariuccia non è stata capace di spiegarmelo. Era troppo scioccata, credo. Vai subito alla villa, ti raggiungo appena possibile. Ma tu dimmi se quella ragazza doveva morire. Era così giovane e aspettava un bambino. Sto arrivando. Cosa succede? Si direbbe quasi che abbia appena visto un fantasma. Insomma, dica qualcosa. Ha un'espressione così strana, non capisco. Ecco, il fatto è che sono molto preoccupato. Mi hanno riferito che c'è appena stata una disgrazia. Ah, sì, è vero, infatti. C'è stato un incidente, una cosa orribile, mi deve credere. Io stessa sono veramente sconvolta per quello che è successo. Una tragedia terribile. Ma lei come fa a saperlo? Ecco, a essere sinceri, me lo ha detto la signora Amelia. Mi ha detto che in questa casa era accaduta una disgrazia. Però non mi ha detto di che si trattava. Io non capisco. Vorrei sapere qualcosa. Dov'è adesso Mariuccia? Mariuccia è di là con la signora Irma in questo momento. La signora è molto turbata e sconvolta. Piange in continuazione e non riesce a darsi pace. Si può sapere cosa è successo esattamente? Mariuccia non è stata affatto chiara. Io pensavo che...
che avesse avuto lei un incidente. Ma come le viene in mente una cosa del genere? Sono in buona salute, grazie al cielo. Mariuccia mi ha detto che c'era stato un incidente davanti alla villa e che lei era morta. Qui c'è un equivoco, signora. È stata la fidanzata di Andrea a rimanere uccisa in questo maledetto incidente. Come? Ma di che cosa sta parlando? Pare che Andrea avesse una fidanzata in Argentina, a Buenos Aires. Lui l'ha lasciata e se n'è ritornato a casa. E allora lei lo ha raggiunto per provare a fargli cambiare la sua decisione. Tra l'altro sembra che dovessero sposarsi. Povera ragazza. Se devo essere sincera, sono sconvolta anch'io. Poveretta, ci eravamo parlate poco prima che fosse investita. Infatti usciva di qui quando l'hanno travolta. Le avevo persino prestato la mia giacca. E lei si era impegnata a restituirmela al più presto. Invece non ha fatto neanche un passo. Mentre attraversava è stata investita da una macchina ed è morta all'istante. Nome della vittima? Teresa. Teresa Ruiz. Che età aveva? 25 anni. Che lavoro faceva? Era un'impiegata amministrativa. Dove abitava? La ragazza era argentina. Era arrivata da poco a Caracas, commissario. E aveva preso alloggio. In questo albergo. Che legame c'era fra lei e questa ragazza? Eravamo fidanzati. Avevamo appena deciso di sposarci al più presto. Lei aspettava un bambino. Oh, santo Dio, che disgrazia. Andiamo, signora, si calmi, la prego, per l'amor del cielo. Ma com'è possibile che sia potuta succedere una tragedia del genere? Non è giusto morire così. Perché giovane. Purtroppo la morte fa parte della vita, questa è la verità. Tutto finisce, oggi ci siamo e domani non ci saremo più. Ma era soltanto una ragazza. Non riuscirò a rassegnarmi all'idea che sia morta. Andiamo, cerchi di calmarsi, per favore. È stato Dio onnipotente a volerlo. Ma perché? 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 Signora, perché non beve una camomilla? Le farà bene, mi creda. Cerchi di calmarsi, signora. Dovrebbe saperlo che non le fa bene agitarsi nelle sue condizioni. Ma sono così addolorata, Mariuccia. Vorrei soltanto morire adesso. Non lo deve dire neanche per scherzo. E soprattutto avendo un figlio che ha ancora bisogno di sua madre. Tranquilla, tranquilla, non c'è nessun motivo di preoccuparsi. Magari bastasse soltanto desiderare di morire. È il buon Dio dall'alto dei cieli che decide quando è il nostro momento. Guardatemi, se fossi morta ogni volta che ho desiderato di morire, oggi non sarei certamente qui. E invece eccomi qua. Signora, per l'amor del cielo, non potrebbe parlare di qualcos'altro. E perché mai? Non si deve parlare della morte. E poi io sto solamente cercando di consolarla. Non mi pare che le sia di così gran conforto, come signora. Sarebbe? Ognuno ha il suo modo di affrontare la morte. E penso che questo sia il più giusto per aiutarla. Vado a vedere chi è. Mauro, che sei venuto a fare qui? Non dovevi venire qui. Non è, non è una cosa da uomo questa. Che succede? Quella donna in soggiorno, di là. Di quale donna stai parlando? Ma la matrona della famiglia, la signora Amelia, quella che va in giro con il bastone da passeggio. Hai capito? Santo cielo, c'è quella vecchia malvagia. Questo è un problema che non mi riguarda, allora. Perché mi dovrebbe interessare la morte di una sconosciuta? Eh? Scusami tanto, Diego. Ti ho fatto venire qui inutilmente. Non si preoccupi, mamma. Del resto credevo anch'io che si trattasse della signora. Però io non capisco una cosa. Perché voi pensavate che fossi io la vittima? È stata quella sciocca di Mariuccia. Ha fatto confusione, come al solito. Mi ha detto che la ragazza che è morta aspettava un bambino del signor Andrea. E allora io non ho fatto altro che immaginare che Andrea l'avesse messa incinta e che lei avesse avuto un incidente. Ora capisco. Si è trattato di un errore, insomma. È stato un equivoco, un deprecabile equivoco. Resta il fatto che avete pensato subito che fossi io. Non riesco a capire perché siate così ostili nei miei confronti. Non sono tenuta a darle nessuna spiegazione. Chiaro? Andiamo, Diego. Non abbiamo nessun motivo di trattenerci oltre. Veramente c'è ancora una cosa che vorrei sapere. Questo pirata,
È stato identificato? Si sa chi l'ha investita? No, è scappato. Non si è neanche fermato. Non ho potuto vedere molto. Ero appena sceso in strada, perché avevo intenzione di offrire a Teresa un passaggio in macchina fino al suo albergo. Comunque lei era presente al momento dell'incidente, giusto? Sì. Sì. Però il fatto è che è successo tutto talmente in fretta che io ancora non riesco a capacitarmi. È stata una questione di pochi secondi. Può essere più preciso? Una scena terribile. La macchina l'ha investita in pieno mentre attraversava. E dopodiché è passata sopra il suo corpo. Maledetto pirata. Non si è neanche fermato. Cerchi di restare calmo, la prego. Abbiamo bisogno della sua collaborazione. Mi scusi, che altro vuole sapere? A che velocità andava la macchina? Saprebbe dirmelo? Andava forte. Troppo forte? Senza dubbio. Il conducente ha frenato? Ma se le ho detto che le è passato sopra! Non ha tentato né di frenare né di evitarla, capisce? L'ha presa in pieno ed è fuggito via. Che macchina era? Ricordo solo che era gialla. È riuscito a prendere il numero della targa, per caso? Purtroppo no. Mi sono precipitato a soccorrere Teresa, ma era già troppo tardi. È morta sul colpo, anche la creatura che portava in grembo. Il verbale. La sua deposizione. Se vuole dare un'occhiata prima di firmarla. Ah, grazie. Grazie. Mi permette? Purtroppo devo farle ancora una domanda sgradevole. Chi si occuperà dei funerali della ragazza? Io. Ma che razza di sfortuna. Che razza di sfortuna. Ma è possibile che mi va a capitare una cosa del genere? Proprio oggi che avevo un appuntamento. Ci tenevo così tanto. Purtroppo si tratta di una coincidenza sfortunata. Proprio il giorno in cui finalmente si era decisa a fare il grande passo. Tra l'altro, con quel completino sexy, l'avrebbe mandato in brodo di giuggiole il suo ragazzo. Come se non lo sapessi anch'io. Invece guarda com'è andata a finire. È già la seconda volta che manco a un appuntamento. Sarà fuori di sé adesso. Non avrebbe tutti i torti, in fondo. Tanto più che stavolta pensava di andare sul sicuro. Questa storia mi sta facendo impazzire. Sento che ho i nervi a fior di pelle. Potrei esplodere da un momento all'altro. Sono così nervosa. La cosa migliore da fare è quella di bere qualcosa di forte. Ma sì, forse un cognac mi tirerà un po' su. Le calmerà i nervi. Che si può fare in casi del genere? Ecco, non c'è rimedio migliore in questi casi. Comincio a sentirmi in crisi. Accidenti, com'è forte. Voglio assaggiarlo anch'io. Buono però. Marta, ascoltami. Tu mi devi aiutare adesso. Stavolta non so che scusa trovare per giustificarmi. Per me la cosa migliore è dire la verità. Cioè che è morta quella ragazza. Sì, figuriamoci se crede a una storia del genere. Tutte a me succedono, ma ti pare giusto? Tutte a me. Una bella sfortuna, eh? Che il Padre Eterno mi perdoni, ma che sto dicendo? Quella ragazza ci ha rimesso la vita e io sto qui a dire quanto sono sfortunata. Mi sento un mostro, non riesco a vedere un palmo più in là del mio naso. Povera ragazza. Ma come sarà morta? Secondo me l'hanno assassinata. Sul serio? Per me non c'è ombra di dubbio, questo è un delitto passionale. E poi, in giro, si dice che questa Monica Morelli era una ragazza poco prudente. Io so solo che adesso è morta. Lo so che non sta bene parlare così di un defunto, però per me si trattava di una vera arrampicatrice sociale. Senza considerare il fatto che ha pestato i piedi un po' a tutti nella famiglia di lui.
Lei da signorina non era nessuno, però sposandosi si è fatta una posizione ed è diventata l'erede di un capitale più che considerevole. Forse poteva anche avere tutte le fortune nella vita, però adesso non ne può più godere. Ma... ne verso un'altra? No, no, basta così, per carità. La sai una cosa? In fondo mi stava persino simpatica. Non l'ho mai considerata sotto una cattiva luce. Ciao, Gloria. Ciao. Come mai siamo tanto eleganti? Si è dovuta vestire così per andare alla veglia funebre, no? Quale veglia? Perché? È morto qualcuno? Ma come sarebbe? Tu non ne sai nulla? Di che cosa? Di Monica Morelli. Che cosa dovrei sapere? Non te l'hanno detto che è morta? Puoi ripeterlo, per favore? Monica Morelli è morta. È stato un errore imperdonabile. Come hai detto, scusa? Cosa? Non capisco di quale errore stai parlando. Pensavo a Mariuccia e alla situazione che si è creata con tua madre. A quanto ho capito si è trattato di un tremendo equivoco. Sì, infatti. Sembra che la ragazza che hanno investito fosse la fidanzata del giovane Andrea. In realtà non la conosceva nessuno, però non dobbiamo dimenticarci che Andrea ha ammesso che stava per mettere al mondo un altro erede. Con le conseguenze che puoi immaginare. Era incinta di lui? Sì, a quanto pare il figlio che la signorina stava per mettere alla luce era del nostro amico. Oh, che strano destino. Secondo me... è una storia veramente triste. Le strade sono piene di pazzi e di spericolati. Non è possibile che la gente debba sempre correre come se fosse in Formula 1. La strada non è una pista automobilistica e così non si fa nient'altro che mietere vittime fra gli innocenti. Hanno preso il responsabile? No. Sicuramente si è trattato di un pirata della strada perché non si è neppure fermato per soccorrerla. Mm. Forse aveva capito che non c'era più niente da fare. No, non è per niente giusto, Laura. Si è sempre tenuti a fermarsi e a prestare i primi soccorsi a un ferito grave. È una questione di convivenza civile, oltre che di scrupoli di coscienza. Lasciami stare, Diego. Lasciami in pace, dai. Permettimi di giocare un po'. Come ti può venire in mente avanti. Un'idea del genere in un momento così sbagliato come questo? Santo cielo, Diego, io non ti capisco certe volte. Mi pare che sia sempre il momento sbagliato per te, mia cara. Non c'è una volta che ti sembra il momento Diego, giusto. Diego, per favore, non mettermi in croce ora. Però non mi sembra che il tuo comportamento sia molto normale. Tu sei ancora giovane, dovresti avere molto più appetito sessuale. Invece ti comporti come se non avessi più alcun desiderio. Una cosa del genere sarebbe normale se tu fossi una donna di una certa età. Oppure, che so... nel caso che tu avessi un amante. Cosa? No, stai tranquilla, io non penso che tu abbia un amante. Sono sicuro che tu non saresti mai capace di ingannarmi. Buonanotte, cara. E che ci porti consiglio? A me personalmente la notizia l'ha data Laura. Lei lo aveva saputo dal marito, che a sua volta era stato avvertito dalla signora Amelia in persona. È stata una disgrazia, una tragedia, una cosa veramente orrenda. Nel giro di pochi secondi quella poveretta così bella e giovane, come per una beffa del destino, puff, se n'è andata nel regno dei cieli. D'altro canto lo dice anche la Bibbia, lo dice testualmente che polvere siamo e polvere ritorneremo e che verrà il giorno del giudizio. L'avete saputo? Certo che lo sappiamo, piuttosto lo hanno detto al telegiornale, per caso. Voglio sapere com'è successo. Come, non lo sa? Pare che mentre attraversava tranquillamente la strada è passata una macchina che correva troppo e boom, l'ha investita in pieno e l'ha uccisa. Ma come si può essere così cinici? Come sarebbe a dire cinici? Questa è la storia, come altro dovrei raccontarla se è andata così? Cosa dovrei fare? Far finta che non sia andata in questo modo per addolcire la pillola? Mi dispiace, non sono il tipo, non sono così ipocrita. Si dice ipocrita, giusto? Ma come fate a rimanere così freddi? Io mi sento impazzire al pensiero di quello che è successo. Ma che discorsi sono? È dispiaciuto moltissimo anche a me. Ma adesso che cosa dovrei fare? Dovrei strapparmi i capelli o mettermi ad urlare? Che cosa? Come che cosa? Che modo di ragionare è questo? È il mio modo. E allora io sono cristiana praticante, però sarò sincera fino in fondo. A me dispiace soprattutto per la madre di quella ragazza, sempre ammesso che ne avesse una. Ma non era sua figlia? Cosa? Ma siamo impazziti per caso? Io ero convinto che stessimo parlando di Monica. Oh, che il Signore la protegga, la guidi, la salvi e la difenda dal male almeno per i prossimi 200 anni. Ma come le viene in mente una cosa del genere? E chi è stato a mettere in giro questa chiacchiera? Ah, io non ci capisco niente in questa storia, può dirmi una cosa? Che cosa vuole chi sapere? Chi era la morta allora? Ah,
Era la fidanzata che aveva il signorino Andrea quando era in Argentina. Era una ragazza che aveva conosciuto laggiù. Tutto chiaro adesso? Adesso sì, però mi ero preoccupato. C'è arrivato, per fortuna. Come vede, non c'è motivo di preoccuparsi. Si è trattato di uno scambio di persona fatto in perfetta buona fede. E da sua madre, per l'esattezza, visto che è stata lei a travisare tutto. Tra l'altro, non mi è sembrata per niente dispiaciuta del fatto che mia figlia potesse essere morta. No, signore, e a me certe cose non sfuggono. Quella vecchia, scusi la franchezza, ma non ho peli sulla lingua, era convinta che fosse stata mia figlia ad essere investita e non sembrava affatto dispiaciuta. Io sono di poche parole e non ho paura di dire come stanno le cose. Anzi, mi sento male se non dico come la penso. Certe cose mi fanno letteralmente esplodere, mi fanno sì, un fil di senno. Sì, d'accordo, ma dov'è Monica in questo momento? Sarà in camera sua. Posso andarla a trovare? Cosa, a quest'ora? E perché mai vorrebbe vederla? Perché le devo parlare. No, no, non se ne parla nemmeno. Perché non prova a dare un'occhiata all'orologio? No, no, non mi sembra un'ora conveniente per andare a trovare una ragazza in camera da letto. Tanto più che stasera Monica era veramente angosciata. Tanto che per farle prendere sonno siamo stati costretti a farle bere un tiglio. Volevo dire un tè di tiglio. E glielo abbiamo fatto davvero forte perché aveva i nervi molto scossi. Io la capisco perfettamente, povera ragazza. Perché il fatto è che dopo aver passato tutto quello che abbiamo passato noi oggi, non sarà facile neanche per me prendere sonno questa sera. Non ho paura che questa notte avrò degli incubi spaventosi. Mi permette di farle una domanda? Dica pure, signor Del Borrio. Mi scusi, volevo dire signor Del Barrio. Lo so che lei si chiama Del Barrio, però il fatto è che sono talmente scioccata che faccio persino confusione con i nomi. Cerchi di capirmi in un momento come posso questo. Posso parlare? La prego. Lei ha notizie di Andrea? Sì, certo. Ho visto tutto. Ero lì. Hanno preso la morta e l'hanno caricata su un'ambulanza. E lui è andato alla stazione di polizia. Sì, è lei. Dai, Zanetti. Approfittiamone per farle qualche fotografia, coraggio. Sei sicura? Certo, e vedi di sbrigarti. Sì, fa come ti dico. Cosa ci fate qui? Stiamo solo facendo qualche foto. Questo è tutto. Che vuoi fare? Andrea, per cortesia. Non puoi negarci il diritto di cronaca. Come
Bonjour. Come va, mademoiselle? Io sto benissimo. Allora, eccoci qua. Nel posto. E allora stabilito. Non credevo che si sarebbe presentato. E perché mai? Devo ancora avere quello che mi spetta per aver sbrigato un certo lavoretto. Che significa questo? Sei stato uno stupido. E perché? Monica Morelli è ancora viva e vegeta. Ma ce l'ho investito. Ma è possibile che tu non abbia letto i giornali? È possibile che tu non abbia saputo la notizia? Eh? No. Mi sono alzato poco fa e sono venuto direttamente all'appuntamento come eravamo d'accordo. Come assassino a pagamento non vali neanche una cicca. Anzi, ci hai dato una bella fregatura. Io non capisco. Che cosa ho fatto? Te lo dico io, caro mio killer. Sappi che hai fatto un errore veramente imperdonabile. Perché hai ucciso la donna sbagliata, imbecille! Dice davvero.